Ben trovati anche per la pagina sportiva della TG Noi, apertura dedicata al calcio, alla Serie D, un programma interessante per Viareggio, Givi Borgo e Real Forte Querceta. Alla vigilia della gara con il Sesti Levante in programma domenica pomeriggio alle 14:30 allo stadio dei Pini, sono stati risolti in via consensuale gli accordi economici con Francesco Di Paola, Biagio Pagano, Marco Villagatti da parte della società del Viareggio. I tre calciatori si sono trasferiti alla Massese, come avevamo anticipato nei giorni scorsi. È il primo epilogo di una situazione che, se fosse stata chiara da quest'estate, i calciatori non sarebbero stati neppure ingaggiati da parte della società, visto che, come gli altri, avanzano le proprie spettanze. Una partita, quella in programma domenica, che è stata preparata con allenamenti condizionati da questa situazione che ha finito per compromettere un'intera stagione. Mercoledì 7 si conoscerà finalmente, dopo l'assemblea dei soci che dovrà ricapitalizzare la società, chi sarà il proprietario del Viareggio 2014 e con quali programmi si terminerà questa stagione. Il Real Forte Querceta, che potrebbe prendere Rosario se troverà l'accordo per svincolarsi dal Viareggio, è in trasferta sul campo della Lavagnese, capolista del campionato. Quindi si tratta di una partita che non è facile, ma i nerazzurri hanno dimostrato ormai di essere una formazione compatta e ormai rodata anche per le gare lontane dal Necchi Balloni. Il fanalino di coda Givi Borgo è in trasferta a Montemurlo. E proprio nelle ultime ore il fantasista Fabio Rosati ha firmato con il Real Forte Querceta. Mariani invece è stato convocato per la gara di domani in attesa di andare via, però si è aggregato al gruppo. Siamo ai risultati di terza categoria per quanto riguarda il girone A, la nona giornata. Atletico Marginone Sporting Fortre Marmi 0-1, Bargecchia San Vitese 1-0, Esperia Viareggio Pienticonca 3-3, Atletico Fortre Marmi San Macario 4-0, Spianate Massa Macinaia 1-2, Sporting Viareggio Porcari 2-2, Unione Chiesa Don Bosco 5-1. In testa Atletico Fortre Marmi a quota 27, poi Bargecchia 22, Unione Chiesa 19. Per il girone di massa, il Lido di Camaiore batte la Montagna Seravezzina in trasferta 4-1, 1-1 fra Rethignano e Potenzana, 2-2 fra Versilia e Mulazzo. Il girone B, Castelvecchio di Compito, Sacro Cuore 3-1, Fornaci Segrumigno 1-2, Montuolo Nave San Lorenzo 1-0, Sant'Arna Virtus Piazza del Cerchio 0-3, Sili Cagnana Filecchio 1-2, Vagli Morianese 0-0, Virtus Robur Coreglia 0-1. Castelvecchio di Compito che guida a quota 23, poi Virtus Piazza del Cerchio 21, Vaglie Montolo 17, Segrumigno 16, Morianese 14. Queste le prime posizioni. E adesso la Serie B femminile, la Lucchese domani in trasferta. Allenandosi bene e intensamente, è stata questa la reazione della Lucchese femminile dopo la sconfitta interna con la Novese di domenica scorsa, maturata nei minuti finali a causa di un rigore generosamente concesso dall'arbitro alla squadra ospite. Senza fare drammi, le ragazze di De Luca hanno subito il 2-3 finale, con la consapevolezza che queste formazioni fanno leva sull'esperienza in questa categoria, che questi fattori fanno, come si dice, la differenza. Ogni errore costa caro, come hanno ben imparato le gialloblu in questa parte iniziale del campionato. Il prossimo incontro vedrà la squadra del presidente Marco Chiocchetti giocare sul terreno del Molassana Boero, formazione del centro di Genova che supera la Lucchese di quattro lunghezze, segna un po' meno ma subisce pochissime reti, specialmente tra le mura amiche. Il tecnico Andrea De Luca ha tutte le giocatrici a disposizione e durante la settimana ha lavorato con grande intensità e voglia. La Lucchese offre come sempre l'opportunità ai suoi tifosi di partecipare alla trasferta con un contributo alle spese di 20 euro a persona. La partenza per la trasferta di Genova è prevista domenica mattina alle 8:30 davanti al campo di Sant'Anna, dove la squadra svolge la maggior parte degli allenamenti settimanali. In chiusura una notizia di tennis: domani dalle 10 in poi al Tennis Club Italia di Forte dei Marmi, semifinale di ritorno per il campionato di Serie A a squadre tra il Tennis Club Italia e il Crema, che 7 giorni fa è stato superato dai ragazzi del patron Sergio Marrai per 5-1. Basta vincere 2 partite su 6 per conquistare la finale, in programma a Montecatini il 10 e 11 di questo mese con la vincente di Tennis Club Prato Park Genova. È tutto per questa edizione del TG Sport, una pausa e poi la terza parte del telegiornale.